Ciao a tutti ragazzi, sono Snacks e bentornati nel mio canale. Oggi è sabato 7 ottobre e questo fine settimana alla Fiera di Roma c'è il Romix. Nello scorso video del Romix vi è piaciuto davvero un bel po', ho deciso che visto che ne ho l'opportunità di tornarci, documentare nuovamente il tutto e portarvi il video sul canale con la speranza di incontrare molti miei amici youtubers. Quindi, visto che sono le 7.39 di mattina e pure abbastanza presto, direi di non perderci in chiacchiere visto che ci aspettano un'ora e mezza, quasi due ore di macchina e partire. Siamo arrivati a Roma? Siamo arrivati! Sì. Va bene, dobbiamo andare! Ragazzoli, siamo appena arrivati, siamo entrati e abbiamo fatto tipo una fila lunghissima quanto quella che vedete qui giù. Molta fila ma in poco tempo. Molta fila, però è stata abbastanza scorrevole, quindi buono. E niente, adesso siamo dentro, dobbiamo andare a fare il biglietto e iniziamo ad andare a visitare i vari stand e i vari padiglioni. Ci vediamo tra un po'. Ovviamente qui con me c'è il mio compagno di avventura. Come nello scorso Romix ci accompagnerà lui in tutta la fiera. Ormai è tradizione. Qualcosa. Circa mezzogiorno e mezzo, io sto aspettando il mio compagno che è andato a comprare un panino perché lui ha finito tipo il suo cibo alle 11 di questa mattina e quindi adesso ha fame e si sta comprando un panino. Sto aspettando qui e niente raga, inizia a essere stressante verso la ripranzo. Sono due ore che ormai passeggiamo senza sosta e adesso diciamo una mezz'ora di riposo ci sta. Pronti con i panini per mangiarli come fa lui. Vabbè, comunque c'ha ragione, ormai cioè dopo un bel po' la fame sale. E niente, buon appetito a tutti. Dai, siamo qua con te, pezzetta. Ce l'abbiamo fatta ragazzi, siamo arrivati, ce l'abbiamo fatta. L'ho incontrato finalmente dopo tantissimo tempo, lo seguo e è un piacere, grazie mille. Grazie a te. Siamo qui con il nostro grandissimo amico. Sempre gli stessi, mi fanno sempre i suoi poracci. Ormai non possiamo far più. Piano piano saliamo insieme, dai. Piano piano, va bene. Bacione. Ciao raga. In questo momento sono solo perché il mio compagno Filippo è andato nel padiglione 7 a fare un giro mentre io sto qui ad aspettare Favij J. Perché io non lo nemmeno sapevo, però a quanto pare c'è Favij J come ospite qui a Romix per un'ora, quindi ma tanto vale sfruttare questo momento, no? Esprimi il tuo malessere, sei un po' patetico. Fatevi sentire la voce! Allora insultami, insultami. Vai, mi rimane, sperarci. Afro!
qua c'è ci sono un miliardo di persone, quindi devo fare la foto assolutamente. La metto su Instagram, vi taggo tutti quanti, tutti con le mani su che facciamo una mega foto. Tutti su. Il mio amico se n'è andato, mi ha lasciato da solo e niente, adesso sono qui da solo. Ah no, aspettate, c'è uno youtuber qui, aspettate. Non bevi, bevi, che cavolo di bevi. Vabbè, la Coca-Cola. Vabbè. Se bagnate pizza qua, Coca-Cola qua, qua, vai un pizza. Assaggiare e poi farci sapere, vabbè. Aia, questo piccolo, solitamente non registro clip del genere perché tutti quanti mi fissano, però mi sono rotto le scatole e quindi li registro comunque al costo di farmi prendere in giro da tutta questa gente che c'è qui. E davvero, raga, ce n'è in un numero estremo. Cioè, guardate qui giù, tra i due padiglioni. C'è troppa gente, troppa, però non mi importa niente e continuo a vloggare. In teoria il mio amico dovrebbe essere tipo là, qui, in questo posto qui, quindi andiamo. Arrivato nel punto in cui doveva essere Filippo, appena arrivato mi ha chiamato lui e mi ha detto Marco, sono esattamente dove ti ho lasciato, quindi davanti alla schietta di Favij. Ed io tipo, ma io ero venuto lì da te e invece no, e quindi adesso mi tocca riandare lì. Finalmente l'ho ritrovato, raga. Dopo un bel po' che siamo stati separati, però l'ho ritrovato, meno male. Gigi, raga, si è fatto chiacchierate, davvero mi sta facendo divertire. E poi c'è sto tizio che prima ha fatto cadere il pomodoro per terra. Ci trovo, fatto la scarpa. Stava mangiando, fatto la scarpa pomodoro. No! Oh no! Vabbè, comunque si è divertito un sacco e grazie mille. Ma meno male che bel tempo. E infatti sì, io pensavo che effettivamente fa un po' freddino, però. Un po', però dai, ci sta, ci siamo divertiti comunque. E niente, ci vediamo, ciao! Quest'anno tra l'altro non so se è una mia impressione, però ho percepito un sacco di gente in più, cioè nel senso ad aprile, il Romex di aprile non era così affollato, boh, forse sarà stata per la presenza di Favij, può essere, però c'è molta più gente del Romex di aprile. Ci mi sono divertito un bel po', ormai sono le 6:20, quindi diciamo che la giornata è quasi finita, mi sono divertito un bel po' perché tra l'altro come vi dicevo prima c'era anche Favij come ospite, purtroppo non mi sono riuscito a fare né foto, autografi né niente perché c'era così tanta gente che non si passava, quindi ho rinunciato, sarà per la prossima volta e comunque niente, mi sono divertito davvero tanto, intanto c'è lui che si sta riposando, cioè ci stiamo un attimo riposando perché non ce la facciamo più da questa mattina alle 10 che stiamo camminando dentro questa fiera e davvero siamo sfiniti, adesso ci facciamo l'ultima passeggiata e poi penso che sia ora di rientrare. La giornata sta per finire, guardate qui che tramonto spettacolare, è dietro di me, è fantastico, adesso vi faccio un'inquadratura più accurata. Ci dirigiamo verso l'uscita. Che cosa dire? Ringraziare i miei amici prima di tutto per aver appunto aiutato a fare queste belle riprese appunto anche quando ero un po' in difficoltà. Mi raccomando, lasciate un like e condividete soprattutto questo video e soprattutto commentatelo. Iscrivetevi e commentatelo, fatemi sapere che cosa ne pensate. L'anno scorso eravamo qui su questa stessa strada, chiamiamola così, in cui stavo per chiedere il numero di like. Quest'anno quanto like vogliamo farci per il video? L'anno scorso se non sbaglio siamo arrivati a circa 230. Quando ne avevo chiesti 200, che cosa ne facciamo? Altri 200 anche per questa volta? O 150 o 200? 1000, mille così. Comunque, a parte le stupidaggini, grazie davvero a tutti, grazie davvero anche a tutti i miei amici youtuber che ho incontrato. Ho fatto amicizia con davvero tantissima gente, mi ha fatto davvero piacere. Tutti gentili, tutti bravissimi, quindi un bacione a tutti quanti. Tra l'altro quest'anno non ho fatto alcun acquisto, tranne questa collana che tipo mi è uscita in omaggio in una pesca. Ho pagato 1 euro e mi hanno regalato questa collana, quindi un ricordino ce l'ho, però tipo come si è comprato lui una tastiera da gaming, io non ho fatto altri acquisti particolari. 15 euro una tastiera da gaming, ottimo. Ma stai registrando? No, è una foto, vai, sorridi. Non si trova nel volo.
Vabbè, aspetta, ecco, sta per andare, si è bloccata la fotocamera. Sta facendo la foto comunque. È un video, sono 20 secondi sto registrando. Infatti mi pare strano dare bande. Se il video vi è piaciuto, sparatelo sto bel like. E che dire, ce ne stiamo andando, si è fatta sera. E mi raccomando, non vi perdete gli altri video, altrimenti Snikes si offende. Grazie a tutti per la visione e noi ci vediamo al prossimo video. In un prossimo video. Ciao. Guardate che tramonto bestiale dietro Fiere di Roma. Che bello. Ottimo ricordo, direi.